Amici e amiche di Televallassina, ben ritrovati. Ci troviamo a Prata Camportaccio, nella località, nella frazione di San Cassiano. Siamo qui con il parroco Don Giambattista Binda, che ringraziamo, e parliamo del suo presepe, il presepe che i suoi ragazzi, i suoi giovani, i suoi volontari hanno realizzato in questo anno che ricorda gli 800 anni dal presepio. Don Giambattista, allora, come mai questo presepio così, questa cascina? Allora, il gruppo dei presepisti giovani papà, un bel gruppo di giovani papà, che è 2 o 3 anni che si sono un po' messi insieme, quindi sono un po' le prime armi per i presepi un po' fatti in chiesa, ma ogni anno sono un po' più così attivi, e quest'anno hanno pensato di fare questa cascina, mettendo anche la statuetta di San Francesco per gli 800 anni, e ambientarla un po' così, un po' come fosse anche nella nostra realtà, la nascita del Figlio di Dio, e hanno curato un po' anche i particolari, e cioè non c'è un motivo preciso, ecco. È nata questa idea, e poi piano piano, anche in poco tempo in verità, perché noi lo apriamo la vigilia di Natale e lo teniamo fino alla presentazione del Signore, quindi nell'avvento, e quindi hanno non molto tempo per... non hanno avuto molto tempo per prepararlo, però rimane fuori un bel po', e si sono messi a dietro e hanno fatto questo presepio che penso sia carino. Ti prego, non andar via, rimani accanto a me, sarò migliore grazie a te. E poi è stata posta una frase di Maria davanti appunto a questo presepio. Sì, è la frase che la Vergine Santa ha pronunciato ai bambini nell'apparizione di Ponte Men, e bene si presta, ecco, per il presepio, no? Il cuore di Dio si lascia commuovere nel bambino Gesù, il Verbo incarnato, e chi viene ad adorare il Signore Gesù, presente nella Santa Eucaristia, nel tabernacolo, ma in questo caso anche passando dal presepio, davvero può portare e posare alla mangiatoia del Divino Bambino le sue fatiche, le sue pene, le sue gioie, e il cuore di Gesù si lascia commuovere e dona le grazie necessarie alla nostra salvezza qui sulla terra e poi per il paradiso. E sì, infatti è proprio bello, perché questo fa diventare il presepio un luogo di preghiera, ecco, non solo un artista, cioè un monumento, un'opera artistica, ecco. E allora ringraziamo di cuore Don Giambattista per questa intervista, e facciamo a lui e a tutta la sua comunità gli auguri appunto per queste feste natalizie. Grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, auguri di un santo Natale, di sante feste natalizie del Signore che è in mezzo a noi.